Dopo questa doverosa pausa, ben ritrovati a tutti e a tutti per questa seconda sessione. Sarò molto breve, prima di tutto, nel precisare qualcosa che non è così scontato. Si è parlato molto di comunità sefardita ashkenazite, fare un'ottima distinzione, soprattutto per le studentesse e gli studenti a scuola. Si parla di comunità ashkenazite, i discendenti delle comunità ebraiche che nel Medioevo erano stanziate soprattutto nella valle del Reno e poi nell'Europa centrale e orientale. Mentre con Sefarditi, invece, quelle comunità che prima dell'espulsione di cui ha parlato Paola Bellomi nel 1492 erano stanziate nella penisola iberica, quindi Spagna e Portogallo, e poi emigrate soprattutto nell'Europa mediterranea e nel nord Europa nei secoli successivi. Ecco, dopo questa doverosa distinzione, anche se molto sintetica, passo subito col presentare la prima relatrice di questa seconda sessione, Isabella Ferron. Ha studiato germanistica anglistica a Venezia, a Tubinga, si è poi dottorata a Monaco di Baviera con un lavoro sulla concezione organica del linguaggio in Wilhelm von Humboldt. Da borsista ha poi continuato il suo percorso accademico in Germania, Berlino, Potsdam e Lipsia, e a Londra. È stata docente a contratto in diversi atenei italiani, assegnista di ricerca presso l'Istituto Italiano di Studi Germanici di Roma e attualmente ricercatrice di lingua tedesca presso l'Università di Roma La Sapienza. Ha scritto numerosi articoli sui rapporti tra linguaggio e politica. E tra le sue ultime pubblicazioni monografiche ricordiamo il volume L'Officina dello Scrivere, il carteggio di Alexander von Humboldt, uscito per l'editore Aracne nel 2018. Oggi farà un intervento dal titolo Il viaggio di fuga, identità di transito, e le cedo la parola pregando a lei e a tutti i prossimi relatori e relatrici di rimanere entro i 20 minuti stabiliti per la relazione. Prego. Mi sentite intanto? Faccio la prova al microfono. Ok, grazie infinite per la presentazione. Adesso faccio anche la prova PowerPoint, sperando che la tecnologia mi assista. Di solito mi abbandona proprio nei momenti più belli. Eccomi qui. Riuscite a vedere tutto? Perfettamente, sì. Anche se lo ingrandisco così, giusto? Perché non vedo Sì. più voi, quindi perfetto. Grazie David per la presentazione. Anch'io con molto piacere e onore partecipo a questa giornata della memoria declinata in modo singolare, che permette, a mio avviso, di affrontare una problematica di questo viaggio di fuga e di esilio forzato da un punto di vista differente, forse meno noto, ma altrettanto interessante. All'interno di questa cornice, già ben descritta e ben delineata dai colleghi che mi hanno preceduto e che sarà sicuramente completata da quelli che mi seguono, tento di inserire anche le mie osservazioni in un intervento che parte da alcune riflessioni di carattere generale sul rapporto tra cultura ebraica e cultura tedesca. E appunto vuole partire da quello che un particolare viaggio di fuga o di esilio, chiamato come lo si voglia definire, quello che va verso ovest, verso l'altra parte dell'Europa occidentale e il Nuovo Mondo, che sia l'America del Nord o l'America meridionale. Non si tratta di viaggi, come vediamo anche no, da questa pagina che ho recuperato, che ho tratto dal sito no, americano sull'Olocausto, di viaggi lineari, ma di viaggi composti da tante tappe, fallimenti, paure e disillusioni, alcuni finiti in tragedia, altri che portano naturalmente ad un nuovo inizio e a delle nuove trasformazioni anche del mondo. Io tengo a precisare che il mio intervento non ha la pretesa di scoprire nulla di nuovo, ma è appunto un tentativo di indagare questo fenomeno non solo, e sarebbe già tantissimo, riferendomi all'importanza delle opere letterarie di questi autori, ma piuttosto tentando di indagare, a partire da questi viaggi, il loro rapporto costante e il lavoro costante sulla lingua tedesca. Gli scrittori, appunto, ebraico-tedeschi, che sono costretti ad affrontare questo viaggio di esilio, sono moltissimi, e
E anche per una sorta di giustizia è impossibile citarli tutti in così poco tempo. E quindi mi concentrerò su alcuni autori in fuga, nelle cui opere, a mio avviso, si mostra in modo evidente questo forte legame con un viaggio di esilio e soprattutto con la cultura della lingua tedesca, che sono appunto Hilde Lovin, Hannah Arendt e Stefan Zweig. Le loro singole storie, le loro rielaborazioni degli eventi traumatici presentano le loro individualità degli aspetti particolari di questi viaggi. E in queste appunto storie la lingua tedesca viene percepita come la propria madrelingua, come la propria Heimat, la propria patria, e il rifugio anche in un mondo lontano in cui si trovano a vivere e dal quale, voltandosi indietro, agognano al mondo di ieri a cui appartengono e che non esiste più. Quindi la lingua tedesca, nella quale molti di questi autori sceglieranno di continuare a scrivere, è ciò che li tiene legati al loro passato, alle loro identità sgretolatasi, quindi alla loro identità sgretolatasi con la necessità di fuggire. Sono tutti viaggi simili, ma allo stesso tempo singolari nel loro modo di essere vissuti e percepiti da ogni singolo autore. Due esempi forse più lampanti, no, per capire anche delle varie tipologie di viaggio, come sono poi andate a finire anche nel lavoro. Con la lingua, quindi un viaggio, se volete, attraverso la lingua tedesca, sono quelli del filosofo Walter Benjamin, che allo scoppio della seconda guerra mondiale viveva in Francia e, in quanto cittadino tedesco, viene internato in un campo di lavoro, riesce a fuggire nel tentativo di imbarcarsi per gli Stati Uniti d'America, dove già si trovavano i suoi amici, ma nella località catalana di confine, dopo che gli è stato ritirato il visto, per paura appunto di essere catturato e spedito verso il territorio francese, si toglie la vita. Quindi il primo viaggio, se volete, negativo con una fine tragica. E invece pensiamo a un altro tipo di viaggio, sia per ragioni geografiche e poi con l'avvento del nazionalsocialismo, è un viaggio attraverso l'uso appunto della lingua. Il voler confermare questo fortissimo legame con la lingua tedesca è per noi Nobel Elia Scanetti, di origine appunto bulgare, cresciuto in un ambiente plurilingue, che sceglie il tedesco come lingua delle sue opere, il tedesco che lui sentiva parlare tra le domestiche, più usato privatamente dai genitori che avevano studiato a Vienna e lo consideravano la lingua della cultura. Quindi sia l'esperienza biografica che lo porta a viaggiare per tutta l'Europa, quindi Vienna, Zurigo, Manchester, prima e dopo, durante e dopo la seconda guerra mondiale, non scalfisce però questo legame con la cultura tedesca, che è in qualche modo anche rappresentativo, no, di questo legame tra cultura tedesca e cultura ebraica, e la lingua diventa la sua Heimat elettiva, alla quale egli dedica appunto la prima parte della sua autobiografia, che porta il nome di Goethe Zurigo, no? La lingua sabata. È proprio questo legame, quindi, con la lingua tedesca che io tenterò appunto con alcune citazioni, dimostrarvi e sottolineare in queste mie riflessioni che per appunto un legame che permane non solo negli scrittori, ma, come tenterò di farvi vedere anche alla fine, nelle persone meno famose, nelle persone normali che hanno fatto questo viaggio di esilio e di fuga. Cercherò quindi di mostrarvi questo viaggio, cosa compie questo viaggio attraverso l'uso della lingua, e che riguarda appunto non solo un rapporto lingua-cultura per i singoli individui, ma soprattutto per quello che è stata anche la formazione e il contributo di questi viaggi di fuga poi per la costruzione di un mondo post-bellico. La fuga, l'esilio, rappresentano infatti una tragedia immane per gli individui che la vivono sulla propria pelle, ma che portano con sé la propria lingua, la propria cultura e anche le proprie tradizioni. E quindi proprio il loro legame indissolubile con questa cultura, con questa lingua tedesca, racconta molto anche di quella che viene definita, e qui mi scuso se vado nell'ovvio in alcune definizioni, la simbiosi ebraico-tedesca, ossia quel profondo dialogo, no, fra cultura tedesca e ebraica, iniziato, se volete, che ha avuto il punto, se volete, di maggior splendore e il punto di maggior sviluppo durante il periodo dell'illuminismo in Germania, grazie a filosofi come Moses Mendelssohn, amico di Lessing, già citato, o di Friedrich Nicolai, e appunto grazie all'opera di questi filosofi è stato dato via a un momento di tipo generativo di un nuovo indirizzo culturale e anche di una nuova formazione di una coscienza identitaria nella secolarizzazione e umanizzazione della religione. Quindi, Isabella, scusa se ti sì? interrompo, ci puoi spostare un pochino dal microfono che si sente un po' ovattato, non so come mai. Non so se... Un po'. Ecco, forse Così mi ti sentite distacchi. meglio?
Sì, Ottimo. nettamente meglio, No, scusa. l'avevo un po' abbassato perché non pensavo ci fosse eco. Meglio così? Grazie. Grazie a voi. E proprio questo rapporto, se volete, tra cultura ebraica e tedesca, viene ben spiegato in una citazione di Rorschach che dice: l'incontro intellettuale con Friedrich Schiller, per molti ebrei, era più reale del loro effettivo incontro con i tedeschi in carne e ossa. Per rendere ancora più evidente, se volete, la portata di questi viaggi di fuga, rimando a un passaggio del romanzo di Christa Wolf, Cassandra, dove la protagonista, fatta prigioniera da Agamennone, teme di non poter raccontare la propria storia e sostiene che l'impotenza linguistica, quindi la difficoltà anche, no, di imparare una nuova lingua nel paese in cui è diventata prigionia, sia pari, se non addirittura maggiore, ai dolori dell'esilio. Ed è proprio questa la situazione che si trovano ad affrontare appunto gli scrittori di cui vi voglio parlare oggi, no? L'allontanamento forzato dal proprio paese, dai propri affetti, dalla propria lingua percepita come Heimat, come patria e come Zuhause, come casa, come elemento fondativo della propria identità. Ce lo conferma anche una frase di Anna Seghers alla domanda del perché sia tornata in Germania. E lei risponde: all'attaccamento alla lingua e alle persone che vivono qui. Sono tornata perché nella lingua che parlo meglio, per le persone che nel bene e nel male conosco meglio, posso fare più qui che in qualsiasi altro luogo. Seghers, come Domin, come Arendt, quindi avranno un approccio diverso, per esempio, dal viaggio di fuga e dalla condizione di uno Stefan Zweig, no? Che qui rappresenta la tragedia, se volete, e la conclusione tragica del viaggio di fuga. Mentre appunto Domin e Arendt poi tenteranno di capire e di rielaborare quelle che è stata questa condizione del viaggio, dell'esilio e appunto di questa importanza della lingua per se stesse e per loro. Stefan Zweig, ebreo viennese, facoltoso, simbolo, immagine dell'ebreo errante, irrequieto, era sostenitore di un umanesimo paneuropeo, grande collezionista di libri e di spartiti musicali. È all'apice del suo successo tra gli anni 20 e 30 del Novecento e si vede costretto ad abbandonare la sua patria per sfuggire prima in Inghilterra, poi in Sud America, poi in America del Nord, per giungere a Petropolis in Brasile. Mentre la sua Vienna sprofonda nel buio del nazionalsocialismo e rimane nel suo immaginario come luogo di una possibile ma mai realizzata utopia artistica, egli si sente intrappolato in un paradisiaco, il pacifico Brasile, in cui non sa che fine hanno fatto i suoi amici e in cui nessuno ha un'esperienza del mondo simile alla sua. Dice: non avrei mai creduto che a 60 anni mi sarei trovato a sedere in un piccolo villaggio brasiliano, servito da una giovane didascalza a decine di migliaia di chilometri da quella che una volta era America. Libri, concerti, amici e conversazioni. Si sente, dirla con un termine attuale, una displaced person, immaginato, sradicato, ha perso la propria patria e, con la propria, e quindi la propria Heimat, e ha dinanzi a sé solo un orizzonte senza realtà. Un oceano che non sembra avere fine o punto di arrivo. Come esiliato vive e sente sulla propria pelle la condizione di essere margine della storia, spogliato di tutto. L'esilio, nell'esilio, l'unica cosa che rimane è appunto l'appiglio alla lingua tedesca. Egli vive un esilio non vissuto come una condizione stabile, ma come un processo, come si può notare anche da quello che scrive all'amico André Marlou. Stai per iniziare una vita di esilio, presto vedrai come. A poco, il mondo rifiuta di concedersi agli esiliati. E ancora una volta l'idea di essere strappato dalle proprie radici, di essere costretti ad una fuga impossibile da un non luogo a un altro non luogo. Come altri autori, quelli suoi contemporanei, non può fare a meno di guardare indietro, perché vive, cito, in un abisso di dolore, ove noi oggi quasi ciechi, brancoliamo con l'animo turbato e spezzato. Diversa, secondo me. Però, sempre rimanendo nella dimensione tragica dell'evento, della fuga, dell'esilio, è la situazione, o almeno il rapporto dell'esilio con la lingua di Hilde Domin, nata a Löwenstein, e che si fa chiamare Dorin, cambia il cognome in onore della Repubblica Dominicana che l'ha ospitata, e quindi diverso è la sua concezione di esilio che lei oppone alla patria. È la negazione della patria, dice. E appunto, come vediamo in questa poesia qui tradotta,
Il viaggio per lei però è il tentativo di trovare, se volete, l'inizio, la spiegazione di questa fuga e di cercare anche una spiegazione della propria vita e del perché di questi viaggi. A Santo Domingo, quindi dopo un viaggio prima di studi al 33-39 in Italia, poi in Inghilterra, passando per Parigi, assieme al marito e arrivata a Palma, arriva in Repubblica Dominicana. E lì vi rimane fino al 1954, anno del primo viaggio e, se volete, del ritorno in Germania, dove la coppia si stabilirà ad Heidelberg. Per lei, già dal 1951, alla morte della madre, c'è una sorta di crisi esistenziale, se volete, e una prima riflessione sul ruolo che la lingua tedesca ha per le sue opere e per la sua vita. La parola tedesca diviene per lei, nella lingua materna, nella terra materna, una Mutterland, quindi non più una patria, una Vaterland, una sorta di Zuhause, diventa la sua casa. E infatti dice, sostiene, per me la lingua è l'imperdibile, dopo che ogni altra cosa era risultata perdibile, l'ultima dimora non sottraibile. La lingua tedesca, dunque, nelle altre lingue che parlo sono ospite, la lingua tedesca è stata l'appiglio. E dobbiamo al fatto di aver potuto mantenere l'identità con noi stessi. A motivo della lingua sono anche tornata. È stata una delle forti emozioni della vita tornare a casa. Alla fuga permanente, che le cita, no? Alla fine, dice, anch'io ho fatto esperienza, ci fu l'esilio, il non appartenere, un'esperienza che si compie tratto per tratto, non la si vede intera davanti a sé. Soltanto procedendo ci si accorge di quanto sia intricata, inquietante, la nuova condizione. L'ho vissuta io stessa, dice alla fine di questa citazione, la fuga permanente. A questa fuga permanente si collega per lei ed è necessaria quindi la sfida sulla lingua, il lavoro permanente sulla lingua, che lei definisce un'odissea linguistica, quindi un lavoro di manipolazione delle parole da una lingua a un'altra, un tentare di lavorare sui testi proprio per avere, se volete, come momento di libertà per chi si trova, ad esempio, in un paese straniero. E proprio per capire questo lavoro incessante sulla lingua, l'importanza della lingua parla dell'importanza della poesia, momento di rielaborazione, di lavoro, se volete, estremo con le parole. Dice, le poesie non hanno, per noi hanno sempre avuto un ruolo speciale, mai più grande che durante il nostro esilio. Leggendo poesie ci ambientavamo poco a poco in ogni paese straniero, in ogni lingua strana. Nel nostro caso, inoltre, succedeva che Palma traducesse le poesie che leggevamo poi in entrambe le lingue, in tedesco, spagnolo, per esempio. Un modo di ambientarsi che non era solo nostro. E qui cita tutta un'altra serie di autori tedeschi costretti ad emigrare. Nelle Saxe Svezia, Erich Fried in Inghilterra, alcuni altri hanno fatto esattamente così. Tutti per amore della lingua e delle lingue. Simile è il lavoro, se volete, l'attaccamento alla lingua in Hannah Arendt, no? Esiliata, apolide negli Stati Uniti dal 1937, addirittura privata della cittadinanza tedesca, che in America, appunto giunta in America, rifiuta di definirsi profuga, preferendo il termine immigrata. Dice, perché il termine profuga implica che si è costretti a lasciare il proprio paese per motivi politici. Il termine immigrato, invece, meglio rappresenta l'esilio di un appartenente ad una regione, una vittima di persecuzioni razziali e politiche. Quello che tenta lei di fare con le sue opere e che tenta di creare, se volete, una ricostruzione anche collettiva del popolo ebraico, dice, è il bisogno di ricostruire se stessi, l'intimità della vita quotidiana, delle proprie amicizie, del lavoro, e qui c'è la citazione, che rappresenta la fiducia di essere qualcuno in questo mondo. Abbiamo perso la nostra lingua, che rappresenta la spontaneità delle reazioni, la semplicità dei gesti, l'espressione sincera e naturale dei sentimenti. Quindi anche qui la lingua come Zuhause, come Heimat, no? Come patria che mi permette di esprimere le reazioni, i miei sentimenti, la mia esperienza diretta con il mondo. Nel sottolineare quindi la condizione di privazione, no? Di perdita non solo dei beni materiali, ma anche di se stessi e della propria identità, in un'intervista del 1964 con Günter Grass, alla domanda su che cosa le sia rimasto della Germania pre-hitleriana, risponde che l'unica cosa che le è rimasta è la lingua. Ribadisce di essersi sempre rifiutata di perdere consapevolmente la lingua materna. Vi dicevo, che cosa si può fare?
non è la lingua tedesca a essere impazzita. E poi non ci sono alternative alla lingua materna. E questo è un pensiero di Hannah Arendt, che appunto, come vi avevo anticipato all'inizio delle riflessioni, non è solo appunto di scrittori che tentano appunto nelle loro opere di estetizzare, di rendere in maniera letteraria quella che è stata la loro esperienza tragica, ma è anche un pensiero condiviso dalle persone normali, dalle persone comuni, da tutti quegli ebrei che vivevano ed erano assimilati, termine che è già apparso oggi nelle relazioni che mi hanno preceduto, in Germania o in Austria, e che appunto già prima dell'Anschluss, quindi già durante la Repubblica di Weimar, sono costretti a fuggire o, nel caso appunto di essere appartenenti ad associazioni sionistiche, a partire per la Palestina, ma poi mandataria con il progetto di fondare lo Stato di Israele. Appunto, in queste persone, riferisco a un progetto, secondo me bellissimo, interessantissimo, ideato dalla professoressa Betten di Salisburgo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. La compagna quindi con la professoressa Simona Leonardi dell'Università di Genova e un grande gruppo di ricercatori, è questo progetto appunto che viene chiamato Israel Corpus e si riferisce a un gruppo di interviste che tra la fine degli anni 80, 90 e i primi anni 2000, nel senso molto lato, sono state fatte ad un gruppo di ebrei tedeschi, appunto provenienti dall'ex dall'Austria e dalla Germania, immigrati appunto in quel periodo che va, se volete, in senso ampio, dalla Repubblica di Weimar, la Seconda Guerra Mondiale e poi la ricostruzione, il primo periodo, se volete, della Palestina mandataria, sono arrivati appunto in quello che sarà appunto lo Stato di Israele. Il bello di queste interviste è che a distanza di molti anni queste persone, appunto, che sono displaced, sono state costrette a lasciare il proprio paese, i propri beni, parlano ancora un ottimo tedesco nella variante diacronica dell'epoca, no? E Betten l'ha definito il tedesco di Weimar. Nonostante poi nel futuro Stato di Israele abbiano dovuto imparare l'ebraico e parlare in tedesco era visto come sospetto, in molti casi addirittura vietato perché appunto era considerata la lingua del nemico. Quindi la lingua è una materna che rappresenta qui una dimora sicura e un elemento di identificazione non sottraibile per recitare il divino. Ed è, in un certo qual senso, se volete, e qui mi avvio verso le mie considerazioni finali, no? Lavorare all'Israel Corpus, siccome faccio parte di questo progetto, mi ha richiamato alla mente il romanzo di Aaron Abendfeld, Il ragazzo che non voleva dormire, no? Che racconta proprio la perdita e l'acquisizione di una lingua, quindi diventa una sorta di metafora, no? Di quella che è l'esistenza e il destino dell'intero popolo ebraico nel XX secolo, no? Questo romanzo narra la storia profondamente autobiografica di un ragazzino che si trova in un campo profughi superstiti della Shoah in Italia, precisamente a Napoli, in attesa di partire per la Palestina. A lui e a questi ragazzi si chiede una nuova spiritualità, appunto più politica, anche attraverso l'apprendimento dell'ebraico moderno, a discapito appunto di quelle che sono le loro lingue di partenza, i loro zuhause e i loro heimat. Però il giovane, in questo dover disimparare la lingua materna, dice non vuole questo futuro, ma preferisce rifugiarsi nei ricordi attraverso il sonno, perché in questo modo può rievocare il passato nel suo silenzio personale e seppur dolorosissimo. Quindi lui si sottrae, sposa, alla constatazione che una nuova patria in Israele significa però anche la privazione di una parte profonda di sé, far morire la lingua madre e poter continuare a vivere nella nuova terra. Però, appunto, le interviste dell'Israel Corpus sono esattamente il contrario, no? Non hanno mai fatto morire la lingua madre, l'hanno sempre continuata a coltivare, anche se in maniera individuale, per farla continuare a vivere, quindi per continuare a far vivere quella che per loro era la loro cultura, la cultura di elezione nella loro nuova terra. Grazie. Bene, grazie a te Isabella, soprattutto per aver messo in risalto questo importante legame tra lingua, esperienza, no? Privata e identità. Bene, passiamo allora al prossimo relatore, il professore Andrea Zinato.
che insegna letteratura spagnola all'Università di Verona. Le sue principali linee di ricerca riguardano la poesia de cancionero, la prosa del Quattrocento e appunto la cultura sefardita. È infatti membro del gruppo di ricerca ESTER, Inquiry on Sephardic Theatrical Representation, che si propone lo studio del teatro sefardita in Italia dalle sue origini ai giorni nostri. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo l'edizione critica della traduzione in castigliano dell'Isagogicon Moralis Philosophiae di Leonardo Bruni e del Canzoniere Marciano, così come la curatela di numerose raccolte poetiche del Medioevo castigliano. Vi cedo la parola. Bene, grazie David Matteini, ringrazio ancora l'organizzazione per l'invito a partecipare a questa giornata che veramente sta ricordando in modo diverso lo straordinario mondo ebraico. Purtroppo credo che io sarò il primo che ritornerà alla pagina più terribile e tragica, che è quella appunto della Seconda Guerra Mondiale. Chiedo a Paola se fa scorrere lei le immagini. Io farò parecchie citazioni in giudeo spagnolo e appunto ho predisposto una traduzione di servizio per poter seguire meglio, insomma, anche se abbastanza comprensibile. Il 28 ottobre 1940 l'Italia fascista attaccò la Grecia. Nel 1941, a causa della disastrosa condotta della campagna di Grecia, le cui reni erano abbastanza solide, i tedeschi occuparono Salonicco, città strategica per il porto, terminale della maggior parte delle linee ferroviarie che attraversavano i Balcani, e tolsero dai guai, almeno in parte, l'impreparato e sgangherato corpo di spedizione italiano. A Salonicco risiedevano 56.000 dei 77.000 ebrei censiti in Grecia, la maggior parte dei quali sefarditi. Nel 1942 vennero costretti ai lavori forzati gli uomini compresi tra i 18 e i 40 anni. Nel 1943 cominciarono le deportazioni ad Auschwitz-Birkenau. La maggior parte dei 48.997 deportati, secondo i registri tedeschi, vennero annientati. Se ne salvarono dalla deportazione alcune migliaia, tra i quali alcuni di coloro che avevano ottenuto un visto italiano, perché erano appunto italiani di origine sefardita, o che avevano acquisito la cittadinanza spagnola quando venne concessa da re Alfonso XIII, il 20 dicembre 1924, ma molti purtroppo non servì. Salonicco, fino agli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale, fu la capitale economica e culturale del mondo sefardita europeo, giustamente denominata la Gerusalemme dei Balcani. Nel periodo più oscuro e tragico della comunità sefardita di Salonicco sono giunte parecchie testimonianze. Tra le voci dei sopravvissuti ricordo quella di Shlomo Venezia, 1923-2012, dall'infanzia difficile per le ristrettezze economiche della famiglia, integrato purtroppo, come molti altri ebrei greci, nel famigerato Sonderkommando di Auschwitz-Birkenau, esperienza che racconta nell'agghiacciante libro intervista Sonderkommando Auschwitz del 2007. Paolo, se vuole andare avanti, per favore. Straordinaria figura di sefardita salonicense è Mordo Nahum, detto il greco, commerciante poliglotta, soldato dell'esercito ellenico, e poi deportato, protagonista del terzo capitolo della tregua di Primo Levi, di cui sarà sodale, maestro e datore di lavoro subito dopo la liberazione e di cui senz'altro tratterrà con miglior plettro Niccolò Scaffari. Mi soffermerò invece su un altro sopravvissuto alla deportazione. Si tratta di Moshe Ha-Elion, 1925 ancora in vita, intellettuale, scrittore, traduttore dell'Odissea in giudeo-spagnolo, ufficiale dell'esercito israeliano dopo la guerra, autore de En los campos de la muerte del 2000 e della Sangustia dell'inferno, La pasadías de un judío de Saloniki en los campos de exterminación Almanes, Auschwitz, Mauthausen, Melk e Benzei del 2007. Ambedue pubblicati in giudeo-spagnolo, o ladino, come lo chiamano ancora oggi i sefarditi, testimonianza quest'ultima dell'appartenenza, dell'identità che si traduce nel voler raccontare la propria esperienza nella propria lingua madre, annientata anch'essa, ma pur sempre salvata, ricordando, come appena fatto, gli Ascanetti, un altro sefardita, benché di lingua tedesca. Sono sopravvissuto, sono vivo e posso ancora parlare la mia lingua, che è la mia storia. Muestra lingua era il ladino, español, como lo llamábamos. Como ya se sabe, il ladino es un dialecto dell'español, hablado en España, che contiene muchas palabras hebreas y turcas.
in Grecia unas quantas palabras gregas, che erano la lingua maternale dello Gidio Sefaradis, che morava nello paese del Balkan, come el Yiddish ende los Gidios Eskenazies, y bien entendido de los Gidios de Saloniki, que los más muchos de ellos eran descendientes de los expulsados de España y de Portugal. Hoy, después de la exterminación de los Gidios de Grecia y la emigración masiva de los Gidios de los estados del Balkan, muchos de ellos emigraron a Israel, se están amenguando los que hablan la lengua como lengua maternala, y hay un verdadero miedo. Va a desaparecer como lingua hablada in una generazione o dos. Moshe Aelion è stato presidente dell'Associazione de los Escapados de los Campos de Exterminación originarios de Grecia en Israel. L'organizzazione della deportazione degli ebrei salonicensi è documentata, tra molti altri, dal prezioso articolo di Rena Molcho, La politique de l'Allemagne contro les Juifs de Grèce, l'extermination de la communauté juive de Salonique, e dal recente libro del 2015 di Christoph Schmink Gustavus, Inverno in Grecia, Guerra, Occupazione, Shoah, 1990-1944, benché centrato prevalentemente sulla deportazione della comunità di Ioannina. Il titolo Angustias de Inferno riprende il verso 3 del Salmo biblico 116, Mezzarei Sheol, il più appropriato per descrivere la caduta nell'abisso. In giudeo spagnolo suona così. Me arrodearon dolores de la muerte, y las angustias del inferno me alcanzaron. Desgracia y ansia topí, y el nombre del Señor y a mí. L'autore ci offre dati della sua biografia che ci aiutano a capire la portata dell'annientamento della comunità sefardita di Salonico. Nassì alla città di Saloniki, al nord della Grecia, dia de jueves del 26 febbraio 1925. Come l'Igio primo nascido degli Au e Liona e de Rachel, Rachel, nascida Brudo, in Ganden Estel. Mis parientes tuvieron también una hija, es mi hermana Nina, nombre per querencia por su nombre judío Esther, Esterina, casi un año y medio después que nací. Mi padre era el tercer hijo de Rava Moshe, hijo de Aim Elion, de su segunda mujer, nascida Alevi Carasso, que mi padre fue su hijo único. Io non conoscia mi nonna Esther, visto che murió quando io era chico. Mi nonno Moshe se casò por la tercera vez, ma non tuvo hijos de esta mujer, che su nombre también era Esther. Non conosco su alcurnia antes che se casò. Mi madre era la seconda nascida de Manuel Brudo y de Ana, nascida Saltiel. A parte de mi madre tuvieron otro dos hijos y tres hijas. A mia hermanica y a mí nos dieron los nombres del nonno y de la nonna, de parte de mi padre, quando ainda vivían, según la costumbre de los Gidios de Saloniki e de los Sefardis generalmente. Moshe Aelion racconta i 25 duri, terribili e crudeli mesi che trascorre nei campi di concentramento e sterminio, un racconto che copre l'arco di tempo che va dall'occupazione nazista di Salonico, iniziata il 9 aprile 1941, fino alla liberazione avvenuta nel campo austriaco di Ebensee, il 6 maggio del 1945, dopo essere stato ad Auschwitz, Mauthausen e Melk. Racconta Moshe. L'armata alemana entrò a Saloniki, la città ben conosciuta al seno del pueblo Gidio, e in la quale morò nostra famiglia, mientras muchas generaciones, la mañana del día de miércoles 9 abril 1941. Tres días después que batió l'armada grega, che stava desplegata lungo della frontiera di Albania e della frontiera di Bulgaria, proteggendo all'estato. Questo se passò tre giorni antes de Pesa, che cayó aquel año en día de Sabá, 12 abril. En aquel tiempo estaba mi padre echado asino desde un mes, después que aferró una puntada, che se desveló poco nel tiempo e a Marijor che non se topò come curarlo. Gli ebrei della città vennero concentrati nel quartiere ghetto denominato Baron Hirsch, nei pressi della stazione ferroviaria, dalla quale cominciarono a essere deportati in Polonia dal 5 aprile 1943. Moshe e la sua famiglia, tra cui la madre Rachel e la sorella Nina, partiti il 6, arrivarono ad Auschwitz tra il 13 e il 14 aprile. Nel marzo del 1987, quando Moshe Aelion viaggiò a Oswiecim, nome polacco di Auschwitz, per visitare il lager, il direttore del museo gli consegnò una copia del suo formulario di registrazione, dato che la lucida ricostruzione dell'esperienza della deportazione passa anche nella memoria di Moshe Aelion
per la puntigliosa burocrazia nazista. Nel documento, tra l'altro, si legge 114.923, la famigerata matricola, Griechenland, la provenienza, Mos, la religione, l'Edig, Celibe, lo stato sociale, Jud, la razza, oltre ad altre informazioni sulla professione, studente e i tratti fisici. Due giorni prima della liberazione di Auschwitz, che ricordo fu opera della 60ª armata del primo fronte ucraino dell'Armata Rossa, Moshe venne trasferito con l'ultimo trasporto partito dal lager il 21 gennaio 1945 e poi nella più tragica e terribile marcia della morte a Mauthausen, dove pur nell'imminenza della catastrofe finale e nel marasma generale la scheda venne aggiornata. 116.505, mi tumero a Mauthausen, non veniva tatuato. Grazie all'Angiude, Gidiode Grecia. 25, non so come si sente tedesco, la data dell'arrivo a Mauthausen, Elio Moritz Saloniki, Mahler, Pintador, l'ultimo ufficio in Auschwitz, Moss, della religione giudia, Ledig, celibatario. Nelle sue memorie Moshe racconta come riuscì a salvarsi. Anche nel suo caso, oltre alla spietata lotta per la sopravvivenza, ci furono una serie di circostanze fortunate, avvenimenti casuali ed inaspettati. Quella sottile linea di demarcazione tra la vita e la morte, tra sommersi e salvati, per dirla ancora una volta con Primo Levi, di cui tratta nel doloroso capitolo chi è ambibira e chi è muriera, chi sarebbe sopravvissuto e chi sarebbe morto. Moshe viene assegnato a una squadra detta alla guerteria, alla cura degli orti, e racconta anche che venne sottoposto ad un'operazione per curare un'infezione a un orecchio. In un secondo momento imparò a fare il manovale, apprendistato che realizzò nello stesso lager, aspetti questi della vita del campo che forse non sono mai stati sufficientemente approfonditi, finché venne assegnato a un blocco di muratori incaricato di costruire una serie di edifici tra i campi di Auschwitz e Birkenau. Ci racconta della rete di amicizie che nonostante tutto si erano create e di come si cercavano notizie sui propri familiari. Negli ultimi mesi di detenzione lavorò come vidredo, cioè vetraio, e encalador, cioè imbianchino, fino appunto al trasferimento a Mauthausen, riuscendo comunque ad assistere alla rivolta dei Sonderkommando di Birkenau, episodio di cui tratta con dettagli agghiaccianti anche Shlomo, Venezia. Le peripezie successive di Moshe ricordano molto quelle narrate da Primo Levi nella Tregua. Disordine, improvvisazione, mancanza di direttive, disorganizzazione, una libertà riottenuta che finiva sempre per riconcentrare i superstiti in altri campi dove erano sottoposte a nuove vessazioni, dalla quarantena alla lotta per la pura sopravvivenza, vista la scarsità di cibo e di acqua potabile. Una sospensione e dilatazione del tempo, una realtà irreale, l'impossibilità del racconto, il timore dell'altro, l'ostilità di molte popolazioni e via dicendo. Da Melk, con un'altra marcia forzata, Moshe giunge a Ebensee il 16 o 17 aprile. Così racconta. Lo sfragmento del cammino che igimos los tres días siguientes fueron, vers Lambach, Lambach, Muden, Muden, Ebensee. Malgrado mi estado no puedía no hacer atención y no maravillarme de la hermosura del panorama que estaba a muestros derredores, particularmente el dell'ultimo día della marcia. Finalmente, il 6 maggio, gli americani entrano nel campo. Gli ebrei greci si fraternizzarono con i soldati di origine greca e orgogliosamente si riunirono intorno a una bandiera ellenica intonando l'inno greco, cosa che succede anche, come forse ci racconterà il relatore seguente, nella tregua di Primo Levi. Il simbolo della conquistata libertà, della risalita dall'abisso, unisce Moshe a un gruppo di altri ebrei. Ne acerchi del gruppo per aver de che se trattava. Mientras que hacía esto, se alzó del grupo a voz baja, ma con una devoción que no puede describir, el cante de Activá, già menzionato prima da Roberta Scarelli, in ebreo. Aggiustin mi voz a los que estaban cantando. Todo tiempo que adentro del corazón la alma del Gidio se smove, y a los confinos del oriente adelantre, elogio a Sion observa, ainda no se piedró nuestra esperanza, la esperanza antigua, de retornare alla terra de nuestros padres, la terra en la quale David campò. Bandera había, no había allí, y no todos los que estaban presentes
e stavan cantando los viergos dell'inno con esgratitù o perfettamente. I los viergos cantados los pronunciabas en diferentes accentos, sefaradí y eskenazí. Ma la melodia che se ogía casi uniforme de las bocas de todos los presentes, testimoniava, mi scusi Paola per questi segni, che una casa comuna se topava dentro de nosotros, che mos atava con filos escondidos, invisibles a los ojos. Il viaggio, se così si può chiamare, di ritorno alla libertà, ricorda ancora una volta le peripezie al limite dell'inverosimile narrate nella tregua. Il 22 giugno, insieme con altri greci, Moshe parte da Ebensé. Strada facendo incontra alcuni convogli della brigata ebrea proveniente dalla Palestina e inquadrata nell'esercito britannico. Le tappe successive del viaggio furono Villach, Udine e Mestre. Il 26 giugno partono da Mestre diretti verso sud in treno. Dopo 4 o 5 giorni, arrivano a Bari, poi a Santa Maria di Bagno, ma forse in realtà a Santa Maria di Leuca, dove vengono posti sotto la responsabilità dell'UNRWA, che era l'allora organizzazione della Società delle Nazioni che si occupava dei rifugiati e degli espatriati. Da giugno a settembre rimangono in Puglia, da dove poi vengono trasferiti a Roma, dove rimangono fino al 16 giugno del 1946, quando vengono portati a Torino. Il 19 giugno salvano da Savona sulla nave Wedgwood. Il 26 giugno, sotto protezione o sequestro britannico, approdano a Cipro. Il 27 giungono finalmente a Haifa e da lì al campo, ancora una volta il campo, di Atlit. Il 17 luglio del 1946 finalmente riottiene la libertà. Estavamos liberos en la tierra de Israel. La risalita dall'abisso. Moshe ritornò a Salonicco molto più tardi e per molto tempo non volle raccontare la sua esperienza neppure a sua moglie e ai suoi figli, dato che, come spiega egli stesso, en approvando agora di arrivare alla raíces de mi comporto, me parece che il manava della volontà, puede ser non consciente de repressar toda cosa atada con l'epoca della Shoah e con los años che la presidieron. Esta fue sin dubdo la razón que no visité, no me trovò a visitar decenas de años en Saloniki y en Grecia. La seconda parte dell'opera di Aelion, mi avvio alla conclusione, è dedicata alla storia della sua famiglia e l'autore su famiglia ed è la storia dell'identità, significativi in tal senso i titoli dei capitoli, la fin de la maravillas, raíces y mi chiques y mi juventud a Saloniki. Nel ricordare e raccontare la storia della sua famiglia, rammenta i sommersi. Rachel, la madre, nata a Salonicco nel 1902, morta ad Auschwitz il 9 Nissan 5073. La sorella Nina, nata a Salonicco nel 1927, morta ad Auschwitz il 9 Nissan 5073. Mazal Tov Brudo, la famiglia della madre, Emanuel Brudo, Sunhula Brudo, Mercada Brudo, Isaac Brudo, Jana Brudo, Alisa Brudo e Manuel Brudo, sterminati ad Auschwitz nel 1943. Nessuno di loro ebbe la fortuna di avere una lapide nel Beit Haim, la casa dei vivi, come si chiama il cimitero di Salonicco, per ricordare che solo i sopravvissuti ebbero la fortuna di ritornare, di viaggiare e di avere una sepoltura degna nella loro Selanik querida, Selanik patria cica. Muchas gracias, molte grazie, todá. Questo è il bruttissimo monumento che ricorda la Shoah nel cimitero di Salonicco. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Andrea Zinato per questa bellissima presentazione che getta luce su un contesto come quello greco di cui soprattutto noi in ambito scolare non si tratta... Non è quasi mai trattato, e anche per aver recuperato un po' di minuti all'inevitabile ritardo che ho accumulato. Bene, passo ora alla presentazione di Niccolò Scaffai, che insegna critica letteraria e letterature comparate all'Università di Siena, dove dirige il Centro Interdipartimentale di Ricerca Franco Fortini in Storia della Tradizione Culturale del Novecento. Si occupa di poesia moderna, letteratura del Novecento, comparatistica e teoria letteraria.
In particolare, i suoi attuali argomenti di ricerca vertono attorno all'opera di Vittorio Sereni ed Eugenio Montale, autore di cui di recente ha curato per Mondadori la nuova edizione della Bufera e della Farfalla di Dinard, e la relazione tra letteratura e ecologia, tema a cui ha dedicato nel 2017 un importante volume uscito con l'editore Carocci e giunto oggi alla quarta ristampa. Si è interessato inoltre di Primo Levi e del racconto della Shoah, argomenti del suo intervento di oggi, la tregua di Primo Levi, raccontare il ritorno. E gli cedo la parola. Grazie, grazie, buongiorno, grazie agli organizzatori e a tutti i presenti. Saluto in maniera particolare gli studenti che sono collegati del Liceo Sereni di Luino, Sereni che è stato anche appena nominato, e la loro docente Barbara Colli, naturalmente grande studiosa, tra le altre proprio di Sereni, e anche tutti gli studenti laureandi e dottorandi che vedo collegati. Dunque, condivido, sperando che tutto funzioni bene, un essenziale PowerPoint. Vediamo se si vede. Allora, proviamo a ingrandirlo un po'. Ecco, mi confermate che lo vedete bene? Perfetto. Bene. Dunque, allora, l'intervento, come è stato ricordato, sarà sulla La Tregua. La Tregua è il secondo libro pubblicato da Primo Levi, dopo Se questo è un uomo, e il titolo, come si sa, allude alla tregua storico-politica, cioè il breve spazio tra la fine della Seconda Guerra e l'inizio della Guerra Fredda, ma anche a una tregua esistenziale, per così dire, cioè tra la liberazione fisica da Auschwitz e però la presa di coscienza dell'impossibilità di liberarsi mai davvero sul piano morale e psicologico da quella esperienza. Levi parla di natura insanabile dell'offesa provocata dal campo di sterminio anche ai danni dei salvati, dei sopravvissuti. La tregua esce presso lo stesso editore della seconda edizione di Se questo è un uomo, cioè Einaudi, 5 anni dopo, nel 63, e come lo definisce lo stesso Levi nelle note all'edizione scolastica, è seguito e risoluzione di Se questo è un uomo. Vedremo meglio tra poco che cosa si può intendere con questo secondo termine. In particolare, la tregua racconta la liberazione dal campo di sterminio di Auschwitz, la permanenza in Polonia presso Katowice degli ex prigionieri sotto tutela dei russi, tra il gennaio e il giugno del 45, e poi soprattutto il tortuoso viaggio di ritorno compiuto da giugno a ottobre del 45 attraverso l'Europa centro-orientale, viaggio che condurrà Levi a casa a Torino il 19 ottobre del 45. Il percorso del viaggio è illustrato dalla mappa che Levi volle fosse inclusa nel volume fin dalla prima edizione e che da allora correda il racconto, di cui rappresenta una specie di correlativo geografico, diciamo. Ecco, questa è la mappa che si sfoglia nella prima edizione e che è riprodotta in varia forma anche in quelle successive. Questa è, diciamo, distesa su piano, come vedete. Un itinerario particolarmente intricato, soprattutto nelle sue prime fasi, appunto dalla Polonia alla Russia, Russia Bianca, e poi Romania, Ungheria, allora Cecoslovacchia, Austria, un passaggio in Germania, Nicolò, che scusa, non si insiste. vede la mappa. Non Non si vedete vedono le slide, cioè è ferma le alla prima slide. slide, Ecco, ferma alla. questo. Su questo non saprei darvi spiegazioni, però potremmo vedere se funziona diversamente. Posso provare a proiettarle io oppure, esatto, ma manualmente così, Così se si vedete può. qua? Così vedete? Sì? Così vedete. Non Sì. so perché, comunque intanto lasciamola così che funziona, anche se l'immagine è un po' più piccola. Va bene. Ecco, dicevo, un itinerario particolarmente tortuoso che, come vedete, attraversa quasi per intero l'Europa centro-orientale. Il libro del 63 comincia prima,
dell'inizio di quel viaggio, però la vicenda parte quasi esattamente dal punto in cui rimaneva interrotta nel libro del 58. Più precisamente, la storia di Se questo è un uomo termina il 27 gennaio, per l'appunto, del 45, cioè la data dell'apertura dei cancelli di Auschwitz da parte dell'Armata Rossa. Lei era arrivato al campo con un convoglio di più di 600 deportati nel febbraio del 44. Se questo è un uomo si concludeva con il capitolo Storia di 10 giorni, che era stato scritto in realtà prima degli altri e composto in forma di diario. E così Levi scrive nel finale di quel capitolo, che è il finale di Se questo è un uomo. Leggo due righe. I russi arrivarono mentre Charles e io portavamo somoghi poco lontano. Era molto leggero, rovesciammo la barella sulla neve grigia. Fine della citazione. Ecco, in questo breve estratto ogni spiegazione storica è evitata. Perché i russi arrivarono, lo sappiamo, lo sapevano i lettori, ma nel testo non è dichiarato. Così come è omesso quasi ogni riferimento all'esito immediato di quella liberazione per Levi e per gli altri prigionieri una volta usciti dal campo. Rispetto a queste ultime battute del racconto di Se questo è un uomo, l'inizio della tregua rappresenta per l'appunto quella continuazione di cui ci parla Levi, ma anche, come dice perfettamente, come nelle sue consuetudini, ma anche una risoluzione, non soltanto un seguito, ma anche una risoluzione, cioè un portare a compimento ciò che in Se questo uomo restava implicito, un adempiere il racconto, non solo proseguendolo, ma anche integrando. Ecco, la tregua comincia proprio presentando quel quadro storico che era omesso in Se questo uomo. Anche perché la continuità tra i due libri, la continuità, diciamo, cronostorica, insomma, comprende per un breve tratto anche una sovrapposizione. Leggiamo dunque l'incipit del secondo libro, vediamo se lo vedete, l'incipit del secondo libro della tregua per l'appunto. Nei primi giorni del gennaio 1945, sotto la spinta dell'Armata Rossa ormai vicina, i tedeschi avevano evacuato in tutta fretta il bacino minerario slesiano, mentre altrove, in analoghe condizioni, non avevano esitato a distruggere col fuoco o con le armi i lager insieme con i loro occupanti. Nel distretto di Auschwitz agirono diversamente. Ordini superiori, a quanto pare dettati personalmente da Hitler, imponevano di recuperare a qualunque costo ogni uomo abile al lavoro. Perciò tutti i prigionieri sani furono evacuati in condizioni spaventose su Buchenwald e su Mauthausen, mentre i malati furono abbandonati a loro stessi. Ecco, interrompo la lettura della citazione. Che cosa possiamo ricavare da questo confronto, cioè tra il finale di Se questo è un uomo e l'incipit della tregua con un diverso grado di esplicitezza? È un confronto parziale, evidentemente, che può essere, lo sarebbe, insomma, in una versione più lunga di questo intervento, è un confronto che, da cui possiamo ricavare l'idea che la tregua scioglie e risolve, per l'appunto, anche in questo senso interpretiamo il termine risoluzione, risolve ciò che in Se questo è un uomo resta talvolta implicito. Il narratore di Se questo è un uomo e quello della tregua dipendono evidentemente dalla stessa persona, cioè sono entrambi proiezioni di Levi, ma nella tregua il narratore esibisce quella che chiamerei una maggiore propensione al racconto. È una storia, quella del secondo libro, che Levi sa di voler raccontare, cioè consapevole già dei suoi mezzi espressivi, del suo essere scrittore in sostanza, e desidera dar voce al gusto di narrare, e perfino entro certi limiti, insomma, ben sorvegliati, persino al gusto di inventare. Ecco. Mentre in Se questo è un uomo restano prevalenti l'impeto liberatorio di scrivere del trauma e l'esigenza di capire e far capire i fatti vissuti con animo pacato, come scrive, no, lei. Ecco, questo diverso atteggiamento
verso proprio la scrittura e il racconto si rileva anche da certi aspetti della genesi del secondo libro, della tregua, una genesi stratificata e dall'inizio precoce. Si ricava in particolar modo da ciò che Levi dice quando allude alla prima idea del libro. Un'idea che nasce molto presto, cioè molto a ridosso di Se questo è un uomo, anzi, sappiamo, mentre Se questo è un uomo è ancora in corso di stampa, cioè nel 1947. In quel periodo, infatti, Levi scrive a un compagno di prigionia che nel racconto di Se questo è un uomo è nominato con il soprannome di Piccolo, cioè Jean Samuel, gli scrive accennando al progetto di un secondo libro, e così si esprime Levi per lettera. Se però il mio libro sul Lager dovesse riscuotere successo, cercherò di scriverne il seguito, ovvero di raccontare il mio lungo e curioso viaggio di ritorno attraverso l'Europa orientale. La stessa intenzione viene comunicata al critico Arrigo Kayumi, che era stato tra i pochi, o pochissimi, insomma, recensori qualificati di Se questo è un uomo nella sua prima edizione del 47. Così scrive a Kayumi: non appena il mio mestiere me ne lascerà il tempo, intendo scrivere un secondo libro che del primo sarà completamento, la storia del mio lunghissimo viaggio di ritorno attraverso la Russia prossima e i Balcani. Curioso viaggio, lunghissimo viaggio, termini che, come stiamo per vedere, ci conducono in direzione di una esperienza, di una resa narrativa dell'esperienza che eccede, sia pure discretamente, i confini della memoria in quanto cronaca evenemenziale. Diciamo. In particolare, la traccia del futuro libro e la base del suo sviluppo narrativo sono rappresentati quasi come prima cellula, insomma, da un appunto ferroviario in cui Levi aveva annotato le tappe del viaggio di ritorno verso l'Italia stazione per stazione, e a quelle note, come lui stesso ha dichiarato in occasione delle interviste, si sarebbe affidato poi per ricostruire le vicende che ha narrato nel libro. Queste circostanze, questi indizi, diciamo, fanno pensare quindi alla tregua come a un libro nato, lo dicevo all'inizio, per esprimere un desiderio di raccontare che non coincide del tutto con la necessità della testimonianza. Mangiare, tornare, raccontare sono tre verbi chiave che coincidono con i tre grandi desideri del prigioniero del campo, come Levi scrive nella poesia in epigrafe alla tregua. Mangiare, tornare, raccontare. Ma come si manifesta sul piano della scrittura? Quindi entriamo un po' nello specifico letterario, ecco, in quello che voglio dirvi. Come si manifesta sul piano della scrittura questo desiderio, questa propensione al racconto? In altre parole, come racconta il Levi della tregua? La tregua è un libro complesso, è un libro ambivalente che è sospeso tra disperazione, tra l'abisso, appunto, no? Per citare il titolo di questa giornata di studi, tra l'abisso e l'euforia. Ma sul piano delle modalità narrative è probabilmente questa seconda, cioè l'euforia, che prevale e che si esprime attraverso dei temi e dei dispositivi. Prima di tutto il ricorso a temi e immagini legati all'ambito di ciò che anche in termini critico e teorico letterari si chiama il carnevalesco. E in quest'ambito il cibo soprattutto è un tema emergente e ricorrente, come per esempio in questo passo. Fu un periodo di assurda abbondanza. C'era carne di cavallo per tutti, senza alcuna limitazione, gratis. Tutt'al più
I cacciatori chiedevano per un cavallo morto 2 o 3 razioni di tabacco. In tutti gli angoli del bosco, e quando pioveva anche nei corridoi e nei sottoscala della Casa Rossa, si vedevano uomini e donne affaccendati a cuocere enormi bistecche di cavallo coi funghi, senza le quali noi, reduci da Auschwitz, avremmo tardato ancora molti mesi a riacquistare le nostre forze. La dismisura, enormi bistecche, e la extrarazionalità, la assurda abbondanza, sono termini, sono dimensioni, diciamo, semantiche, che ricorrono nel libro e qui sono segnalate dalle parole che ho evidenziato adesso. Il cibo, diciamo, naturalmente, oltre che realistica esigenza del sopravvissuto, diventa quindi elemento significativo della narrazione, sia perché, come dire, ne rappresenta uno dei motivi spinta, la ricerca del cibo, che è genesi di avventura, sia perché il cibo evoca per il narratore una dimensione di corporeità euforica che dà al racconto una luce quasi favolosa, come in questo brano e come in altri, in cui sarà ancora più evidente. Un altro tratto tipico della scrittura e del racconto della tregua è la rappresentazione espressiva dei personaggi. L'eccesso e la difformità che caratterizzano tanto i personaggi comparsa, insomma i personaggi minori, come per esempio, cito, il mongolo gigantesco dalle enormi mani nodose, dai grigi baffi spioventi alla Stalin e dagli occhi di fuoco, o come un altro personaggio, un'altra comparsa, il cantastorie gigantesco e canuto e scalzo, eccetera, eccetera. Ma caratterizza anche questa difformità, ecco, dal grigio standard delle uniformi, diciamo, caratterizza anche i personaggi maggiori, importanti, come quel greco Mordo Naum, che è stato ricordato da Zinato nell'intervento precedente, sul quale tra poco torniamo. L'abnorme non esprime solo il gusto per il carnevalesco, di cui ho detto, ma è anche la manifestazione esteriore, possiamo considerarla così, delle ritrovate qualità dell'individuo. Ecco, quella omologazione, quella disumanizzazione del Lager, così tragicamente illustrate in Se questo è un uomo, nella tregua vengono rovesciate nel loro opposto. Così, se il prigioniero vedeva la sua umanità, ecco, ridotta o negata, i personaggi della tregua godono invece di una umanità esaltata ed esorbitante. Un terzo elemento caratteristico del racconto della tregua è il movimento nel tempo e nello spazio, il viaggio per l'appunto, che è agli antipodi rispetto alla immobilità fuori dal tempo umana vissuta nel mondo concentrazionario. Al contrario, il tempo e lo spazio della tregua sono non soltanto dinamici, ma sono spesso anche extra realistici, come dicevo prima. Per alcuni elementi, infatti, il racconto del viaggio si fa più vicino al genere della fiaba o del romanzo romanzesco o del picaresco, che è un aggettivo letterario che è usato proprio, che è spesso usato per parlare della tregua, ma per la prima volta nel testo della bandella della copertina, dovuto probabilmente a Calvino. Quindi il romanzo romanzesco è più simile a questo che non al romanzo realistico, e si ricollega perciò alla tregua a una antica tradizione che ha sempre connotato il racconto di viaggio con tratti epico, avventuroso, meravigliosi. Ecco, proprio Roberta Scarelli all'inizio ha evocato l'importanza della dimensione epica che in questa chiave troviamo anche nella tregua. Uno di questi elementi extra realistici è il dispositivo narrativo dell'incontro. Lei vi incontra più volte in luoghi diversi personaggi svariati, per l'appunto il greco Mordo Naum, che riappare, letteralmente riappare quasi come un personaggio magico a distanza di tempo e di spazio, e lo stesso narratore, lo stesso Levi, sottolinea l'eccezionalità, l'inverosimiglianza, ecco, di questo incontro.
di questo tipo di ricorrenza, che spesso viene chiusata proprio attraverso un esplicito riferimento alla dimensione dell'epos. Quando alla fine del libro Levi arriva a Monaco, dice di sentirsi nel campo di Agramante, cioè appunto evocando quindi la dimensione dell'epos cavalleresco, persino con, come dire, una sfumatura di tono quasi inadeguata tra l'epica, insomma, ariostesca e la tragicità del metter piede in Germania per la prima volta dalla deportazione. Ma i riferimenti all'epopea sono anche altrove numerosi. Ecco, episodi come questi, e mi avvio a concludere, celebrano certamente la funzione liberatoria del racconto, che peraltro è un tema ricorrente nella letteratura post-bellica in generale, non soltanto strettamente legata alla Shoah. Funzione liberatoria del racconto come strumento di assimilazione e di esorcismo dei fatti vissuti. Tuttavia stiamo parlando di Levi, stiamo parlando dell'autore di Se questo è un uomo e di tante successive opere che quasi definiscono l'idea stessa di testimonianza storica che un lettore medio può avere. Ecco, può stupire quindi che Levi, il più importante scrittore testimone italiano e non solo del più tragico evento della storia, accolga nella narrazione elementi inverosimili o improbabili. Ma il punto per noi è che non ha molta importanza chiedersi se quegli strani incontri siano avvenuti o meno nella realtà vissuta da Levi. Il punto è che Levi stesso, ribadendone l'aspetto meraviglioso con interventi e parole, conferma che quegli episodi all'interno del racconto non servono a incrementare il tasso di realismo. La loro funzione è un'altra, deve essere un'altra, di natura, diciamo, più simbolica. Quali spiegazioni possiamo dare? Può trattarsi della volontà di esprimere, lo si capiva anche da quello che dicevo prima, la riconquista di un destino libero, no? Che renda perciò possibile ciò che era impossibile fino a poco prima. Oppure, altra spiegazione, possono corrispondere, voler corrispondere alla stessa tortuosità di quell'itinerario geografico ferroviario che abbiamo visto disegnato nella cartina acclusa. Ma credo che questa ricorrenza di incontri e di strani fatti epico-meravigliosi possa avere anche un altro significato, cioè può suggerire come la persistenza e la potenziale ripetizione di ciò che è stato siano un elemento strutturale del libro e anche un grande tema della scrittura di Levi, che trova una formulazione proprio perentoria e memorabile nelle parole del Greco, del personaggio di Mordo, che dice «guerra è sempre». In questa luce, gli incontri ripetuti e fortuiti di Levi con Mordo e con altri non appaiono solo come un tratto avventuroso, come l'abbiamo qui descritto, ma anche, direi, come un monito fatto trama, cioè come un avvertimento il cui significato trova la sua corrispondenza in una particolare costruzione narrativa impostata sulla ricorsività, sul richiamo circolare tra inizio e fine. È il nesso che è possibile cogliere tra i modi narrativi dell'improbabile, del quasi fantastico, del romanzesco, diciamo, tra questi e la struttura della narrazione e i significati che Levi ci ha trasmesso. Quindi, in conclusione, potremmo dire, o avanzare l'ipotesi, che la drammatica coerenza che si ravvisa tra il racconto euforico del viaggio e un finale del libro tutt'altro che euforico, si congiungano a dare l'idea di un ritorno, di un viaggio di ritorno che si conclude sfumando nel sogno, anzi, scusate, nell'incubo di essere ancora ad Auschwitz. E concludo solo leggendo un estratto, per l'appunto, dal finale. Tutto è ora volto in caos, sono solo al centro di un nulla grigio e torbido, ed ecco, io so che cosa questo significa ed anche so di averlo sempre saputo.
Sono di nuovo in lager e nulla era vero all'infuori del lager. Il resto era breve vacanza o inganno dei sensi, sogno, la famiglia, la natura in fiore, la casa. Ora questo sogno interno, il sogno di pace, è finito e nel sogno esterno, che prosegue gelido, odo risuonare una voce ben nota, una sola parola, non imperiosa, anzi breve e sommessa. È il comando dell'alba in Auschwitz, una parola straniera, temuta e attesa. Alzarsi, Stauach. Grazie. Grazie mille a Niccolò Scaffai per averci esposto, direi, ottimamente la genesi, no? L'iter genetico di questo capolavoro della letteratura italiana novecentesca, che è La Tregua. Bene, proseguiamo con Massimo Bucciantini. Massimo Bucciantini insegna storia della scienza all'Università di Siena. Le sue linee di ricerca si concentrano sul legame tra mito e scienza di Galileo tra Italia e Francia tra 7 e 800, sulla storia delle malattie mentali e dei manicomi, così come sui rapporti tra scienza e letteratura in epoca moderna. Tra le sue pubblicazioni segnaliamo, pubblicati da Einaudi tra il 2003 e il 2015, tradotti anche in francese ed inglese, i volumi Galileo e Keplero, Il telescopio di Galileo, Campo di fiori, ed Esperimento Auschwitz, per il quale nel 2015 ha ricevuto anche il premio dell'Accademia dei Lincei. Abbiamo quindi oggi il piacere di ascoltarlo con un intervento dal titolo Il lungo percorso di un libro, il diario di Anne Frank. Prego. Grazie, ringrazio Roberta Scarelli per questo invito che ho accettato con molto piacere. E il mio intervento si soffermerà su alcuni dettagli, su alcuni tasselli del lungo viaggio di Anna Frank. Tasselli e dettagli che ormai lo sappiamo possono essere però in qualche modo rivelatori. E vorrei iniziare da un'immagine, dalla copertina di un libro, di un'edizione del diario di Anna Frank, pubblicata in Corea del Sud. Non si sente più il microfono, probabilmente è stato spento. Ecco, ora sì. Ok? Sì, perfetto. Vedete? E si vede anche la presentazione, Bene, benissimo, grazie. grazie. Grazie David. Questa immagine la traggo dal libro da un bel libro di Marianna Mariani, Primo Levi Anna Frank, uscito per Carocci nel 2018, quindi pochi anni fa. Cito, commenta così questa immagine la Mariani. Una ragazza, quasi una Barbie, con lo sguardo sognante, le labbra che mimano i contorni di un cuore, il busto foderato di jeans. Per sapere chi è, dobbiamo decifrare le sillabe coreane. E questo è il titolo. Una ragazza ebrea senza peli sulla lingua, il diario di Anna. La maturazione di un adolescente, continua ancora nella copertina coreana, che critica aspramente il mondo degli adulti e che trova l'ammirevole coraggio di superare con fierezza le avversità senza farsene devastare. Fine della citazione. È da notare che nel titolo Il diario di Anna, solo Anna, senza Frank. Quindi la cosa interessante, secondo me, è capire che cos'è che ha reso possibile questo tipo di operazione. Più che una persona, sembra di essere di fronte a un'idea di una persona, più che a un volto, siamo forse presenti a un'idea di un volto anonimo, come tanti, senza radici, senza un cognome persino. Ecco, come è stato possibile arrivare a questa totale cancellazione di dati, e alla trasformazione di Anna Frank in una generica Young Girl? Qui lascio però il libro di Marianna Mariani e provo a seguire una mia pista, un mio percorso.
E proverò a farlo accostando a questa immagine un'altra immagine. Quella che state vedendo è la locandina del film diretto da Joe Stevens, interpretato da Millie Perkins. Siamo nel 1959, negli Stati Uniti. La storia è nota. È nota che Otto Frank, cioè il padre di Anna, dopo il grande successo ottenuto dalla pièce teatrale che si tiene a New York nell'ottobre del 1955, decise di vendere i diritti del film alla 20th Century Fox. E la scelta del regista cadde su George Stevens, un regista hollywoodiano ben noto al grande pubblico americano. Aveva diretto attori come Spencer Tracy, Cary Grant, Katharine Hepburn, Fred Astaire, Ginger. Ci ha lasciato un diario interessante proprio su che tipo di film intendeva realizzare. A un certo punto, e cito dal suo diario, la ragazza che interpreterà Anna Frank deve essere una ragazzina dolce e semplice, il tipo di bambina che ogni uomo e donna vorrebbe abbracciare in maniera protettiva. Fine della citazione. Insomma, se la copertina coreana è uno dei punti più alti del processo di spersonalizzazione della storia e dell'immagine di Anna Frank, il film di Stevens segna sicuramente un precedente da non trascurare, segna uno snodo importante da ricordare. Cinzia Osic, in un suo breve articolo, ma quanto mai velenoso nei confronti di Otto, intitolato Di chi è Anna Frank, pubblicato anche in Italia in due versioni, ultimamente anche dalla nave di Teseo, ha scritto parole di fuoco nei confronti del padre di Anna Frank. A un certo punto ha detto Otto Frank è complice di questa facile visione ottimistica. La frase più celebrata del diario ovviamente è il finale, che però non è il finale del diario, ed è, nonostante tutto, io ancora credo nell'intima bontà dell'uomo. Sappiamo che Otto è l'unico superstite della famiglia e poté leggere il manoscritto per intero e quando lo lesse non si limitò a trascriverlo a macchina per scrivere. Sappiamo che ebbe un ruolo decisivo, non voglio insistere su queste cose perché sono troppo note. Il ruolo di Otto lo possiamo definire come un ruolo di padre, di testimone, di editors, di coautore, di censore. E il suo obiettivo era molto chiaro. Era quello di far diventare quel diario un diario universale, in modo che venisse letto da più persone possibile. La Osic, per esempio, non dice una cosa che secondo me invece è interessante, che Otto non ebbe un compito affatto facile nel editare il diario di Anna Frank. Cioè non bisogna dimenticare che intanto che la prima a rielaborare il diario fu la stessa Anna Frank. Sappiamo che ci restano due versioni e che la versione che abbiamo letto fino al 1986 è la versione voluta dal padre. Spesso però si dimentica che Otto si rivolse a numerose case editrici che non mostrarono nessun interesse per le riflessioni di una ragazzina ebrea completamente sconosciuta. Ovviamente i diari scritti durante la guerra in Olanda furono moltissimi. L'Istituto Olandese per la Documentazione della Guerra ne possiede attualmente circa 200. Quindi dobbiamo anche capire
che non fu affatto semplice per Otto riuscire a trovare un editore che pubblicasse il diario. A cambiare le sorti di quel diario fu un articolo che uscì il 3 aprile del 1946 su un quotidiano olandese molto diffuso. La parola d'ordine, Het Parool. E l'articolo è stato scritto, fu scritto da un amico di Otto Frank, un professore di storia all'Università di Amsterdam, che si chiama Jan Romain. Per me, scriveva nell'articolo Romain, questo diario di infanzia apparentemente irrilevante incarna tutto l'orrore del fascismo, più di tutti i documenti del Tribunale di Norimberga messi insieme. Per me, il destino di questa ragazza ebrea incarna il peggiore crimine commesso da menti per sempre detestabili. Ecco, grazie a questo articolo vari editori cominciarono a interessarsi al libro. E nel giro di pochi anni il libro, lo sappiamo, la prima edizione olandese del 1947, e in pochi anni venne tradotto in molte nazioni del mondo. Il 9 maggio del 1953 Otto informava la casa editrice Einaudi che il libro era stato tradotto, oltre che in Francia, Germania, Stati Uniti e Inghilterra, anche in Norvegia, Danimarca, Israele, Argentina e Giappone. E sottolineava che il successo giapponese era davvero sorprendente, 105.000 copie vendute. Otto seguì personalmente, con grande scrupolo, fino all'anno della sua morte, 1980, ogni aspetto giuridico ed economico relativo alla nuova, alle nuove traduzioni. E così accadde anche in Italia. Naturalmente un altro successo Otto lo incassò soprattutto con l'edizione americana, 1952. L'edizione americana aveva una, diciamo, una carta segreta importantissima, la prefazione scritta da Eleanor Roosevelt, cioè la moglie del presidente. Ci sono dei dubbi se poi l'avesse scritta davvero lei, ma questo non è importante. L'importante è che la prefazione recitava e era stampigliato il nome di Eleanor. Va anche detto che le edizioni che uscirono in quegli anni non erano del, contenevano per esempio delle varianti. C'è chi ha confrontato la tradizione inglese del 1950 con l'edizione olandese del 47 e ha notato per esempio che l'edizione inglese è molto più lunga di quella olandese. Perché? Perché Otto decise di togliere alcune parti per non urtare, per esempio, la sensibilità puritana o cattolica dei Paesi Bassi. E va detto che tali variazioni, tali cambiamenti, sono in gran parte di lieve entità e probabilmente nessuno se ne sarebbe accorto se non cominciarono a manifestarsi, fin dai primi anni 50, i dubbi sull'autenticità del diario sollevati dai gruppi neonazisti, a cominciare da quelli svedesi. Ma va detto altresì che l'obiettivo di Otto fu subito chiaro. Forse questo obiettivo la Cinzia Ozick non lo mette bene in evidenza, lo trascura. Cioè siamo di fronte a una vera e propria operazione, a una vera e propria strategia culturale. Le idee e gli ideali di Anna avevano un valore universale che trascendevano le vicende vissute tragicamente dall'intera famiglia. Così alla fine del 1953, anche a seguito del successo riportato in tutto il mondo, si verifica un fatto che ebbe ripercussioni enormi sulla ricezione del testo, e cioè maturò in Otto l'idea di affidarsi per l'adattamento teatrale a un importante e noto produttore teatrale americano, e cioè Kern Blumgarten. Aveva portato a Broadway Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller con la regia di Elia Kazan. Era un personaggio notissimo, è un personaggio che immediatamente capisce quanto
quel diario potesse diventare un prodotto hollywoodiano. Quindi chiede ai coniugi Francis Goodrich e Albert Hackett di realizzare l'adattamento teatrale e da lì successivamente l'adattamento cinematografico. Il debutto teatrale del 5 ottobre del 55 fu un successo straordinario. Si contarono circa 700 repliche e il New York Times titolò un dramma adorabile tratto dal libro di una ragazza. E quindi le stesse riviste ebraiche americane non disprezzarono, anzi apprezzarono il dramma, sottolineando come l'impressione più grande l'avesse suscitata, soprattutto negli spettatori non ebrei. Ecco il punto, insomma. Cioè, grazie a quella rappresentazione teatrale, poi al film, ma soprattutto a quella rappresentazione teatrale, Anne aveva raggiunto un nuovo pubblico, che era l'obiettivo principale di Otto. Lo spettacolo arrivò in Israele, a Gerusalemme nel 57, e fu un successo. Otto aveva certamente contribuito a creare una nuova immagine di Anna, con la quale milioni di persone, di giovani, di ragazze, si cominciarono a identificare. Da qui alla rappresentazione cinematografica, come ho detto, 1959, il passo è ovviamente breve. E si capisce quindi quando Cesare Zavattini a più riprese chiederà a Otto Franke di concedergli un'opzione per la sceneggiatura di un film su Otto Franke, la risposta non poteva che essere negativa. I diritti del film erano in mano ormai alla 20th Century Fox e la lettera del 31 maggio del 54 che Zavattini inviò ad Otto Franke, di cui Elena Leventhal sulla stampa del 14 dicembre del 2019 ha pubblicato ampi stralci, dimostra quanto lo scrittore e sceneggiatore italiano tenesse a lavorare sul diario. Quel diario, scriverà Zavattini, è un grande esempio di neorealismo ante litteram, un manifesto universale contro la guerra, contro tutte le guerre, che il cinema ha la possibilità di far conoscere a milioni di persone. Ora sappiamo che Zavattini era stato sollecitato a leggere il diario da una donna particolare, da una donna straordinaria, cioè da Ada Gobetti. Fu la moglie di Piero Gobetti a consigliare a Zavattini di far leggere quel libro e Ada lo lesse non nella versione italiana ma nella versione francese, prima che uscisse l'edizione enaudiana del marzo del 1954. E c'è una bella lettera di Zavattini al figlio Paolo, critico cinematografico, per questo il legame tra i Gobetti e Zavattini erano molto intensi, che a un certo punto dice: «Dica a sua madre, la prego, che non ho ancora letto quel diario. È fitto fitto, scritto in francese, e io conosco poco il francese. Mi pare di dover vuotare un mare di parole con un cucchiaio». Ecco però che Zavattini lo avrebbe letto nel marzo del 54 e proprio pochi mesi dopo, scrivendo a Einaudi che gliel'aveva inviato, disse: «L'ho letto appena me l'hai mandato e devo dire che la signora Gobetti aveva ragione. Sarebbe un film importante e utile da parecchi punti di vista». Insomma, un film da fare che avrebbe fatto con l'amico De Sica e sicuramente sarebbe stato un film molto diverso da quello che sbarcò nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Grazie. Bene, ringraziamo Massimo Bucciantini per essere stato perfettamente nei tempi e per aver, diciamo, offerto questo sguardo ipertestuale, no? Che mostra la portata della storia editoriale e culturale del diario di Anna Frank, veramente molto interessante. Allora, passiamo adesso all'ultima relatrice di questa nostra giornata, Alessia Cassani, che insegna letteratura spagnola all'Università di Genova,
dove ha anche conseguito il dottorato in studi americanistici. I suoi principali interessi di ricerca sono l'esilio repubblicano spagnolo in America Latina, da cui ha tratto un volume nel 2012, e la lingua e la letteratura sefardita contemporanea, a cui nel 2020 ha dedicato il suo ultimo libro in lingua spagnola. Proprio su quest'ultimo argomento si concentra il suo intervento di oggi dal titolo La lingua come viaggio negli scrittori sefarditi contemporanei. Le cedo la parola, grazie. Grazie David, grazie per la presentazione, grazie per avermi invitato ai miei amici e colleghi, soprattutto Paola Bellomi, e visto che ho l'onore di essere l'ultima presentazione, posso ben dirlo, grazie veramente a tutti i relatori per questa giornata, questa mattinata veramente interessante, oltre che doverosa. Io provo a condividere anch'io il mio schermo. Se non sento nulla da parte vostra, do per scontato che vada tutto bene e quindi procedo alla mia presentazione. Come è stato detto, appunto, anche torneremo anche con la mia presentazione sul tema dei sefarditi. Già detto prima, è stato appunto già detto prima come sefarditi derivi dal termine ebraico sefarad, che si riferisce alla Spagna, e quindi i sefarditi sono i discendenti di quegli ebrei di cui ha parlato prima Paola Bellomi, poi anche Andrea Zinato, espulsi dalla Spagna nel 1492 e la cui espulsione provoca una diaspora per tutto il bacino del Mediterraneo, in particolare l'ex impero ottomano, il Nord Africa e non solo, e territori in cui fondano numerose comunità, spesso prosperose dal punto di vista commerciale e anche culturalmente fiorenti. Abbiamo sentito parlare prima di Salonicco. In queste comunità continuano a parlare la lingua che hanno portato con sé uscendo dalla penisola iberica, il giudeo spagnolo, che viene anche detto più o meno in modo preciso ladino, giudesmo, spagnolit, spagnolo sefardita, eccetera. Ci sono molte definizioni, non sempre calzanti, ma che vengono attualmente utilizzate come sinonime. È una lingua che è la variante del castigliano che parlavano gli ebrei nella penisola iberica, una variante che contiene molte parole arabe, ebraiche, e che poi mantiene la fonetica medievale del castigliano, ma che si arricchisce degli elementi provenienti dalle lingue dei paesi che i parlanti si trovano ad attraversare o ad abitare, quindi il turco, il francese, l'italiano, le lingue balcaniche, insomma una lingua al tempo stesso, diciamo, di minoranza ma anche sovranazionale. In questa lingua si scrive una letteratura molto ricca, sia in ambito religioso, la Bibbia, una delle Bibbie più importanti, viene pubblicata a Ferrara, un'altra a Costantinopoli, il Meam Loes, che è un commento biblico in 13 volumi che si pubblica tra il XVIII e il XIX secolo, e generi molto conosciuti da chi mastica un po' di letteratura spagnola, come la copla, il romanzero, il refranero, il cancionero, il cuento popolare. Più avanti, nel XIX secolo, in giudeo spagnolo vengono anche scritti altri generi, si fa sentire l'influsso occidentale e si introducono generi che la tradizione giudeo-spagnola mutua da altre culture moderne, come il romanzo, la poesia d'autore, il teatro, il giornalismo. Città come Smirne, Istanbul, Salonicco, Belgrado, Sofia, Sarajevo diventano grandi centri di cultura sefardita. Pensate che si calcola che tra il 1845 e la Seconda Guerra Mondiale si contano più di 200 pubblicazioni periodiche scritte in giudesmo, soprattutto in caratteri ebraici. Qui ci sono alcuni dei titoli, quindi scritti in caratteri ebraici ma in giudeo-spagnolo, che sono peraltro anche veicolo di letteratura, pensiamo ai romanzi d'appendice che vengono pubblicati in questi giornali. Nella seconda metà del secolo XIX, la fondazione di scuole francesi e italiane nei territori dell'impero ottomano ebbe il doppio effetto di modernizzare in particolare la cultura, in particolare l'educazione dei giovani, ma allo stesso tempo di diffondere anche il francese e l'italiano in minor misura come lingue di cultura e di prestigio nelle comunità sefardite.
che quindi cominciano ad utilizzare meno la propria lingua, che pure avevano utilizzato fino a quel momento, si passa dalla scrittura cosiddetta alhamiada, quindi dai caratteri ebraici a quelli latini, e quindi poco a poco si abbandona in qualche modo la letteratura composta in precedenza, si abbandona, qualcuno non riesce più neanche a leggerla in quanto scritta in caratteri ebraici, e in breve tempo, diciamo, inizia una sorta di crisi culturale del giudeo-spagnolo, da molti ormai considerata una lingua non più adatta ad esprimere una letteratura di buon livello. Ovviamente con la Shoah poi la furia nazista dà un colpo mortale a questa cultura che era già in crisi, distruggendo le comunità che erano vissute per secoli usando questa lingua e quindi causando un nuovo esodo, in questo caso dei superstiti, naturalmente, soprattutto verso le Americhe o verso Israele, e quindi un nuovo viaggio, quello che in particolare si ricorda oggi. E quindi iniziano diverse decadi di crisi del giudeo-spagnolo. La lingua cade praticamente in disuso, se non in contesti familiari e colloquiali. Non è quasi più lingua di una comunità, visto che le comunità sono disperse, se non annientate. E neanche la fondazione dello Stato di Israele aiuta al ritorno all'uso del ladino tra i sefarditi che vi si trasferiscono. Lo Stato di Israele viene fondato nel 1948, come sappiamo, con la volontà di dare origine a una nuova collettiva identità ebraica, laddove essa è nata nella terra dei padri, e di proporre un nuovo modello di ebreo. A differenza dell'ebreo della diaspora, spesso costretto a nascondere la propria cultura, lingua o religione, quando non perseguitato, emarginato o sterminato, l'idea lesionista propone un ebreo fiero delle proprie tradizioni e strettamente legato a quella lingua sacra riportata alla modernità ed elevata a idioma ufficiale nel nuovo Stato. Non è un caso che gli immigrati che dagli anni 50 cominciano a raggiungere lo Stato di Israele siano invitati a comunicare tra di loro in ebraico, nel tentativo di costituire un solido binomio lingua-identità. Quindi, diciamo, le varianti linguistiche o le lingue di chi saliva, di chi emigrava in Israele vengono relegate un po' all'ambito familiare, tra queste anche lo Yiddish, il giudeo-spagnolo e anche le lingue delle nazioni di provenienza dei nuovi abitanti. Naturalmente le differenze tra gli ebrei che confluivano a costituire il nuovo Stato permangono, però come ricorda ed evidenzia Georges Ben Soussan nel suo Israele un nome eterno, nei primi anni della fondazione dello Stato di Israele, la politica israeliana si prefigge di celebrare la memoria collettiva del popolo ebraico, allo scopo di fondare una nazione con valori condivisi e unificare i nuovi abitanti in una stessa lingua e una stessa religione. Durante gli anni Ottanta, tuttavia, molti israeliani iniziano a percepire come eccessivamente omologante la politica della costruzione dello Stato e a sentire l'esigenza di valorizzare le proprie radici e di approfondire le diverse provenienze familiari, anche attraverso il consolidamento della tradizione del viaggio sulle orme dei propri genitori, spesso nei luoghi della Shoah o delle persecuzioni. Una tradizione iniziata in verità negli anni 60, ma che con gli anni 80 si consolida, ed è questo appunto il viaggio di cui voglio parlare. Un esempio chiaro di quello che sto dicendo è la scrittrice israeliana Margalit Matityahu, che nasce nel 1935 a Tel Aviv, quindi vive nello Stato di Israele, prima ancora che esista lo Stato di Israele, e quindi, come dire, risente, la sua formazione risente della politica linguistica della quale abbiamo parlato. I suoi genitori, che erano convintamente sionisti, si erano trasferiti negli anni 30 da Salonicco proprio, e quindi sfuggono alla distruzione di cui ha parlato Andrea Zinato della comunità di Salonicco proprio in modo fortuito, perché si erano trasferiti prima nella Palestina del Mandato britannico. La lingua che parlano in casa e che trasmettono alla figlia è il giudeo-spagnolo, lo spagnolit, e quindi non è un caso che Margalit Matityahu componga i suoi primi versi proprio in questa lingua. Non è però neanche un caso che invece i primi libri di poesie che pubblica siano in ebraico. Quindi c'è questa sorta di dicotomia tra la lingua ufficiale dello Stato, nella quale si forma, studia e nella quale pubblica, e quella che invece parla in casa e nella quale scrive le cose più intime, diciamo. Il ladino parlato dai suoi genitori è una lingua domestica e intima,
la loro lingua madre e anche il legame con la terra perduta, benché lasciata coscientemente, che dopo la distruzione nazista ovviamente non potrà più essere raggiunta, rimane un miraggio. E soprattutto nei ricordi della madre, Margherita Matisiau racconta come sua madre raccogliesse ritagli, libri, tutto ciò che aveva a che fare con Salonicco, quasi tutti scritti in giudeo-spagnolo, e che la stessa Margherita si abbevera, insomma, da questa biblioteca materna. La frequentazione di Matisiau con il ladino risale dunque all'infanzia, ma ci vorranno molti anni prima che questa lingua esca dalle mura domestiche. Nel 1986, quando la poetessa ha 51 anni ed è quindi in piena maturità umana e letteraria, intraprende un viaggio nella terra d'origine di sua madre, scomparsa pochi mesi prima, insieme a un gruppo di figli di sopravvissuti alla Shoah. Matisiau, dunque, compie un cammino inverso a quello degli ebrei della diaspora, che vivono nella speranza del ritorno a Gerusalemme, e si rivolge invece, come tanti suoi compatrioti dopo la Shoah, alla terra d'origine dei genitori, la terra dello sterminio, la Grecia. Le suggestioni derivate da questo ritorno prenderanno forma letteraria in due raccolte poetiche bilingui, ebraico-ladino, Curtigio Quemado e Alegrica. Il primo è proprio una sorta di diario poetico del viaggio, nel quale vuole conoscere questi luoghi che sua madre aveva tanto raccontato e li vede naturalmente sotto un'altra prospettiva, quella successiva alla distruzione. Le poesie ispirate al viaggio in Grecia sono spesso giocate infatti su percezioni sensoriali opposte. I luoghi che vede, strade, case, giardini, negozi, le riportano alla mente i ricordi ancestrali di un'infanzia da lei vissuta attraverso i racconti materni. E tuttavia il vociare dei bambini, il brulichio delle strade, le discussioni nei caffè sono soppiantati da una realtà ora fatta di silenzi, di case chiuse o distrutte, di vegetazione che ha preso il sopravvento sulle macerie. Nonostante il contrasto tra lo splendore del ricordo e la distruzione del presente, la poetessa aderisce con tanto slancio a quei luoghi da identificarsi con la madre che glieli aveva raccontati. En mi vos siento la tuya, te siento dentro de mí, siempre te veo, mesmo mis manos, meso mis uñas, meso mis ojos. In questo percorso poetico e umano c'è naturalmente anche lo spazio per alcune amare riflessioni sulla Shoah e sulla sorte tragica toccata agli ebrei di Salonicco. Il curtigio, il patio interno delle case sefardite, così diffuso nella città greca, è però quemato, bruciato dalla violenza nazista che ha lasciato case vuote e macerie. La scelta, o meglio l'urgenza di scrivere in giudeo-spagnolo risponde all'esigenza di riportare in vita, almeno poeticamente, quella società splendente che è stata la Salonicco sefardita, il mondo in cui sua madre è cresciuta, in definitiva sua madre stessa. Questa frase che scrivo qui di Margherita Matisiau: vivo con due lingue madri, il ladino e l'ebraico. Per me, però, il primo, il ladino, è la lingua che mi emoziona, che mi porta alla parte mistica del mio essere. Il viaggio alla scoperta dei luoghi dei suoi genitori e la conseguente assunzione della loro lingua come lingua poetica è dunque anche un viaggio verso la propria intimità, in un territorio che non esita a definire mistico, e che ha a che vedere non solo con la rivelazione della propria identità, ma anche con l'adesione ad un'identità collettiva, la cui sopravvivenza dopo lo sterminio nazista è seriamente minacciata. Non a caso, quasi tutti i volumi che lei pubblica poi da qui in poi saranno scritti in edizione bilingue, ebraico, ma aggiungerà sempre anche il giudeo-spagnolo, e molti di questi vengono pubblicati direttamente in Spagna, la terra dei suoi avi. Come per Margarita Matisiau, anche per la scrittrice messicana Miriam Moscona, la ricerca delle proprie origini dopo la morte dei suoi genitori si configura come un viaggio fisico verso i luoghi in cui essi hanno vissuto, in questo caso la Bulgaria. E da lì poi lei in realtà parte alla ricerca delle ultime comunità in cui si parla ladino, in Turchia, in Bosnia, in Grecia. E anche per lei recuperare la lingua dei suoi antenati, specialmente della madre, significa riportare in vita un passato che si può esprimere solo in questa lingua, perché in questa lingua è nato ed è vissuto. Tutto ciò è narrato nel suo unico libro in prosa finora, ne ha in preparazione un altro, che è Tela de Sevoia, che è uscito anche a mia cura un anno fa, giustamente, col titolo di Tela di Cipolla. Scritto un romanzo scritto alternando ladino, giudeo-spagnolo e spagnolo tradizionale, che nasce proprio anche in questo caso come diario di viaggio.
Alla fine delle proprie peregrinazioni, la protagonista del libro, evidente alter ego della scrittrice, si rende conto che il luogo che sta cercando, il luogo in cui sente il calore della famiglia e della casa, non è in verità un luogo fisico, ma una lingua, il giudeo-spagnolo, che riporta in vita le voci dei suoi familiari, in particolare della madre e della nonna. Quindi lo stretto legame che abbiamo visto con Margarit, di Margarit, che Margarita Matitiao stabilisce tra la madre e la lingua madre, in realtà si ripropone in moltissimi autori sefarditi, una sorta di matrilinearità, in realtà la cui eredità non coinvolge solo la religione, ma anche la lingua, la cultura e la stessa identità. La morte della madre è stato per vari scrittori l'evento scatenante per la riattivazione della memoria e della ricerca della propria identità sefardita, cosa che in diversi casi coincide col recupero appunto della lingua, come se recuperare la lingua della loro genitrice appunto equivalesse in qualche modo a riportarla in vita, a riportarla in vita un mondo che sta scomparendo. Anche autori che non hanno intrapreso viaggi fisici per recuperare il mondo perso dai propri genitori hanno stabilito una stretta relazione tra recupero del passato e recupero della lingua. Lui è Marcel Cohen, sefardita francese, autore di un'unica opera in giudeo-spagnolo, dal titolo lunghissimo che vedete scritto, che è scritta sotto forma di lettera all'artista spagnolo Antonio Saura, amico suo. In questa lettera lui mette subito in chiaro il motivo per cui si mette a scrivere di colpo in giudeo-spagnolo e dice: ti scrivo in te quiero scrivirte in gidio antes que no queda nada de hablar de mis padres. Prima che non rimanga più nulla di questa lingua, io voglio provare a scriverla. Lungo lo svolgimento della lettera, quella che l'autore vuole mantenere in vita e ha oltre alla lingua, viene a coincidere con, anche in questo caso, la madre stessa. Ve lo leggo in italiano, lì lo avete in giudeo-spagnolo. La lingua materna, così si chiama quella che si ascoltava in casa, ma in questo caso, Antonio, la madre non muore mai, rimane sempre forte. Puoi fare il viaggio più lungo, quando ritorni la trovi lì, in piedi. In essa vive il tuo passato, in essa ti senti presente a te stesso. Le parole sono il tuo vero luogo e la tua speranza. Bisogna essere pazzi per pensare che in esse potresti essere un giorno straniero a te stesso. Nel più profondo di te sai che le cose, o almeno il senso che hai delle cose, non muoiono mai. Anche qui, quindi, come per Moscona, la lingua è l'approdo del viaggio, l'unico posto in cui essere veramente se stessi, il focolare domestico. La lingua è la madre stessa che ti aspetta quando tu ritorni dal viaggio. Nell'introduzione del suo unico libro, anche in questo caso, di poesie, nonché l'unico libro scritto in ladino o quantomeno pubblicato, anche un'altra sefardita francese, Clarice Nikoitsky, l'unica in realtà deceduta degli autori di cui sto parlando, sefardita francese anche lei, scrive Los ojos, la mano, la bocca è il titolo, e siamo nel 78, quindi appunto all'inizio di questo revival, no, che ho fatto coincidere con gli anni 80. Dice anche qui: la morte di mia madre fu una grande commozione e oltretutto ho capito che con lei se ne andava definitivamente un poco di questa lingua della mia infanzia e che per la nostra generazione la morte dei nostri anziani significava la morte di una lingua. In questa lingua si trova l'amore di mia madre, la nostra complicità e le nostre risate. E da qui appunto dice l'evento scatenante per poter scrivere, lei lo chiama spagnol nuestro, nuestro spagnol, cioè il giudeo-spagnolo, scrivere perché rimanga l'impronta della sua voce, la impressa de su voz. Quindi, anche per i sefarditi, figli della generazione che ha vissuto la Shoah, israeliani o no, gli anni 80 e poi oltre rappresentano il risveglio di una coscienza identitaria data fino a quel momento per scontata, una riscoperta e una riaffermazione delle proprie origini che si percepisce come strettamente legata alla lingua. Una generazione di scrittori che, a differenza di quelli delle comunità ottomane, non avevano mai usato il giudeo-spagnolo per le loro opere, ma che dopo il trauma collettivo della Shoah e quello personale della perdita dei loro cari, si rendono conto che sta scomparendo un mondo che si può dire e raccontare solo in giudeo-spagnolo, la loro lingua madre, perché in questa lingua si è svolto ed è stato narrato. Questa presa di coscienza è la scintilla che fa loro intraprendere un viaggio nei territori del loro passato e del passato dei loro genitori, sia esso un luogo fisico, come la Grecia di Matitiao o la Bulgaria di Moscona,
ma anche La Turchia di Denise Leon, che è un'altra scrittrice che non ho citato per questioni di tempo, ma che fa un percorso simile, ed altri ancora, e oppure Un luogo spirituale come quello di Nikoitsky e di Cohen. In ogni caso, però, si rendono conto che la sopravvivenza del loro mondo, seriamente minacciato di scomparire, è legata al mantenimento di una lingua. Anche perché, per citare in chiusura Soz, la genealogia nazionale e culturale degli ebrei è sempre dipesa dalla trasmissione da una generazione all'altra di una sostanza verbale. Ecco quindi l'esigenza di recuperare questa sostanza e appunto di trasmetterla proprio per sopravvivere. Grazie. Bene, ringraziamo Alessia Cassani per questa panoramica interessantissima sulla cultura sefardita spagnola. Bene, allora, siamo perfettamente nei tempi, complimenti e grazie a tutti. Adesso, se ci sono domande, abbiamo direi qualche minuto per accoglierle, domande al relatore, alle relatrici, e poi direi che ci possiamo avviare alle conclusioni. Chi vuole può prenotarsi con l'opzione alza la mano, come volete. Bene, ecco, c'è un'alzata di mano di Andrea Zinato, prego. No, anch'io vorrei, insomma, prima di dire due cose, non è una domanda, ma una cosa che ci terrei a ricordare, ancora purtroppo, del triste racconto della Shoah, vorrei ringraziare anch'io tutti i relatori e le comunicazioni, salutare anche Ilaria Briata che ha collaborato anche qui a Verona, un personaggio straordinario, sono molto contento di vedere che adesso è ad Amburgo. E, no, ecco, la cosa importante da ricordare forse è che sia nel caso di Primo Levi che anche nel caso di Moshe Ha-Elion, probabilmente la loro sopravvivenza, come sapete, ma forse è giusto ricordarlo agli studenti se sono ancora collegati, è legata all'arrivo ad Auschwitz-Birkenau dei convogli pieni di ebrei ungheresi, cioè di questo atto di follia finale, quando ormai tutto era, diciamo così, perduto anche di più, cioè nella follia generale degli ultimi mesi di guerra. Come sapete, anche Raoul Hilberg a tale riguardo si pone più domande che risposte, no? Il confluire ad Auschwitz-Birkenau dei convogli di ebrei ungheresi in qualche modo permise a molti ebrei greci e anche italiani di sopravvivere, cioè la sommersione degli ebrei ungheresi permise purtroppo, insomma, purtroppo dico per come avviene, la salvezza degli altri. E poi, ecco, se mi permettete, per un minuto, non voglio sproloquiare adesso, c'è in quello che io ho raccontato, che è gioco forza, è stato molto breve per i 20 minuti, che poi si scopre sono il tempo ideale per dire le cose nella loro sostanza. Una cosa importante forse di questo memoriale che scrive Moshe Ha-Elion, tra le altre cose pubblicato in Israele all'interno del centro di recupero anche della lingua giudeo-spagnolo o ladino, ci sono molti, non ricordo, non saprei dire adesso come è successa questa cosa, eccetera, no? Dove, a differenza della lucidità, in alcuni casi straordinaria, di Primo Levi, il ricordo spesso è annacquato o non preciso su alcuni dettagli che sarebbero stati forse dirimenti per capire ancora di più la sua, per fortuna, sopravvivenza a questa esperienza terribile. La terza e ultima cosa, se mi permettete, rubo un minuto, è ricordando questo straordinario personaggio di Mordor Naum, che nel film La Tregua è interpretato da Raj Serdeja, uno dei più bravi attori serbi,
Ovviamente questa è la Vodafone sempre nei momenti meno opportuni, mi scuso. Ecco che uno dei pochi momenti in cui questo straordinario personaggio ha dei sentimenti, diciamo così, di commozione è quando proprio racconta Primo Levi si ricordava delle sue serate passate nel lungomare di Salonicco, nei Cavana, bevendo il vino della Macedonia, che è probabilmente l'ex Macedonia, Repubblica Jugoslava, attuale Macedonia del Nord. E questo appunto per concludere che probabilmente lo sterminio della comunità di sefardita di Salonicco è uno dei più gravi e uno forse anche dei meno noti, diciamo, al pubblico dei non addetti ai lavori, che è avvenuto nella Seconda Guerra Mondiale. Insomma, dei 47.000 e passa ebrei sefarditi censiti nella città, oltre agli ashkenaziti, a quelli di origine italiana, Shlomo Venezia si considera un ebreo italiano, di origine sefardita, e questo va nella direzione che si diceva prima, ne sono tornati 453, insomma. Ecco. Mi dispiace finire ancora una volta ricordando il dato, quello che vogliamo superare, no? Cioè sarebbe bello tornare a Salonicco, trovare una comunità attiva che guarda il futuro, quello che si sta cercando di fare anche nel ghetto di Venezia, che è la mia città, pensando al ghetto del futuro, oltre al ghetto del passato. E via dicendo, ecco, volevo condividere con voi queste ultime analisi e ringraziarvi ancora una volta per le belle cose che ho imparato. C'è qualche replica alle giuste osservazioni di Andrea Zinato, oppure qualche altra domanda, intervento? Se no, direi che posso dare la parola a Paola del Comitato Scientifico in modo tale da chiudere questa splendida mattinata. Ecco. Sì, ed è difficile riprendere le parole, la parola, anzi, stavo pensando prima anche a conclusione dell'intervento di Alessia Cassani, che ha nominato il verbo, all'inizio fu il verbo, ma direi il verbo siamo noi, cioè oggi appunto siamo qui per raccontare, ascoltare e ricordare, no? E penso che grazie agli interventi di questa mattina abbiamo fatto un attraversamento a 360 gradi di questo mondo attraversato dalle culture ebraiche in epoche diverse, quindi c'è stato un interrogarsi sull'identità ebraica o le identità ebraiche a livello linguistico. Abbiamo sentito molte lingue oggi essere dette e pronunciate, abbiamo sentito l'identità anche culturale ebraica come sia così molteplice e sia ancora fosse viva e lo è ancora oggi, e poi anche l'identità religiosa, perché appunto poi sempre da lì si parte in una parte dello stereotipo appunto di una diversità, alterità identificata ancora prima in una così, diversità in una colpa religiosa prima ancora che linguistica e appunto culturale. Abbiamo sentito anche di viaggi, la parola viaggio declinata come migrazione di popoli, e di questo ancora oggi insomma non riguarda solo appunto la storia purtroppo degli ebrei, ma di tante altre popolazioni che migrano costrette da persecuzioni o da condizioni che obbligano a spostarsi anche in massa, ed è stato anche una declinazione del viaggio come deportazione, quindi l'abisso, l'inferno che ci ha illustrato anche Ilaria Briata e che poi abbiamo sentito con Andrea Zinato, con Niccolò Scaffai. Abbiamo sentito anche di questa dicotomia tra le spinte di assimilazione di alcuni ebrei che si identificano con le culture, direi sbagliatamente, di accoglienza, perché sono insomma cultura è nostra, di chi si riconosce nell'ateismo o in un credo religioso.
Allo stesso tempo invece abbiamo visto anche di come c'è stata una definizione di una sorta di identità ebraica pura, tra virgolette, quella dell'Est dove si era mantenuta, lo diceva questa mattina Claudia, si era così, sembrava essersi mantenuta un'identità ebraica, più ebraica di identità che si trovavano in altri paesi. E quindi anche di come il sionismo abbia cercato di rispondere a questa nuova identità propriamente ebraica. Non mi dilungo oltre, ma ho notato anche come ci sia stata nei vari interventi di questa mattina, anche sia stata ripetuta la necessità di narrare da parte di chi ebreo, da chi si riconosce o ha riscoperto questa parte di sé, quindi una necessità di raccontare, oltre alla testimonianza o insieme al valore della testimonianza. E quindi questo ci ricorda, fuori dalla retorica, che la letteratura è necessaria, è un prodotto culturale necessario per poter parlare delle tragedie e per poter continuare a leggere delle vite e delle appunto anime che compongono l'ebraismo. E appunto concluderei semplicemente riprendendo la domanda che poneva questa mattina Roberta Ascarelli quando appunto ricordava la domanda. Perché questo giorno è diverso da tutti gli altri? Io spero che sia diverso perché abbiamo imparato molto, credo, e quindi la conoscenza di oggi ci permette di considerare questa giornata diversa e considerarci noi diversi da come eravamo ieri. Io ringrazio tutti i partecipanti, chiudendo semplicemente con una nota tecnica dicendo che raccoglieremo i contributi di coloro che hanno partecipato, quindi vi ricontatteremo nelle prossime settimane dando sì, dettagli tecnici. E passerei la parola a Roberta, se vuole dire due parole a conclusione, secondo me sarebbe bello. Paola è sempre molto generosa, no? Io devo dire semplicemente che sono molto contenta, mi è sembrato il tentativo di guardare il mondo ebraico sotto forme ampie, differenziate, con voci differentissime e anche con prospettive diverse. Mi sembra che questo incontro tra sefarditi e ashkenaziti, che come ricordava Di Castro non è unico, ma sicuramente è fondamentale, anche tra ashkenaziti diversi, radicalmente diversi, ci porta ad un grande arricchimento, nel senso che ci aiuta a considerare gli ebrei non soltanto, come dire, il popolo della persecuzione e della morte, o forse anche della Bibbia, ma ci aiuta a considerare il mondo ebraico come mondo differenziato all'interno della costellazione, come dire, che io chiamerei europea, anche se siamo arrivati molto al di là dell'oceano, una presenza importante che ha avuto molto da dire e che penso abbia ancora molto, molto da dire. Mi sembra che sia un tentativo, spero che si vada avanti su questa linea perché è una linea promettente. Oggi ci sono stati tanti interventi, tutti interessanti, tutti ricchi, tutti vari. Secondo me su ognuno di questi filoni si può continuare a lavorare per ricostruire un mosaico intanto di ebrei vivi o che hanno vissuto oltre la Shoah e hanno testimoniato oltre la Shoah e soprattutto in grado di far capire che cos'è, un po' di più che cos'è il mondo ebraico. Sono andata all'Università di Napoli un po' di giorni fa e c'era un bel corso su Schnitzler, quindi voglio dire, Schnitzler, Austria, e ho chiesto, d'accordo, ero ebreo, sapete chi sono gli ebrei? E loro hanno tirato fuori, gli ebrei sono i ricchi, gli ebrei sono i massoni, ragazzi deliziosi che facevano un corso di letteratura ebraico-tedesca e purtroppo è su quello che dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare sul fatto di dire, beh, insomma, sì, forse ci sono anche loro, ma
sono tanti, hanno molto da dire, hanno detto moltissimo e continuano a dire molto. Credo che questo sia, come dire, il nostro scopo e anche un po' il nostro lavoro se ci occupiamo di queste cose. Grazie, grazie davvero a tutti quanti. Sì, ringrazio anche appunto invece i colleghi che hanno moderato questa mattina e che, con cui abbiamo organizzato questa giornata, per cui David Matteini e Julio Perez Ojeda, grazie anche a voi.